Bene, mi sentite? Bene. Intanto vi ringrazio per essere presenti oggi, non ci aspettavamo così tanta gente il giorno dell'Epifania, vi chiedo scusa per il poco spazio, ma onestamente non pensavamo questo flusso di persone, quindi vi chiedo personalmente perdono per questa situazione. Detto questo, noi oggi siamo qui per parlare di banche, e quando si parla di banche nella regione Veneto il pensiero vola immediatamente a due realtà, una è Veneto Banca e l'altra è Popolare di Vicenza, e sono due banche di cui ultimamente si è parlato moltissimo nei giornali, c'è stato un gran chiacchierare su queste banche. A mio avviso, oltre al chiacchiericcio, c'è stato ben poco, nel senso che un governo che per anni, per tempi lunghissimi, ha detto che non poteva fare nulla per la situazione delle banche venete, poi improvvisamente a ridosso della campagna elettorale ha deciso di stanziare un fondo di 50 milioni. Ora qualcuno potrebbe vedere questa situazione come un qualcosa di concreto fatto per i risparmiatori truffati. Beh, se andate a vedere come è scritto il testo, vedrete che può accedere a questo fondo solo chi ha una sentenza passata in giudicato, quindi in questo momento nessuno può accedere a quel fondo, e probabilmente neanche nel prossimo futuro, visto i tempi della giustizia italiana e la ghigliottina della prescrizione. Quindi fare un'attività di questo tipo significa non fare nulla. Dall'altra parte vediamo una regione Veneto che anche quella in campagna elettorale sbandiera possibili aiuti a chiunque, poi andiamo a vedere, gli stanziamenti sono ridicoli, l'ultima volta che avevamo verificato con i nostri consiglieri si sfiorava, se non ricordo male, 100.000, un caffè a testa. Esattamente, veniva fuori un caffè a testa, un euro a truffato. Capite che per chi ha perso centinaia di migliaia di euro il fatto che la regione offre un caffè è un dato significativo. Quindi ecco, diciamo che davanti a tutte queste chiacchiere, queste parole, queste promesse, c'è stato chi, senza promesse, senza parlare e senza divulgarlo a mezzo stampa o televisivo, qualcosa di concreto ha cercato di farlo. Un anno e mezzo fa il vicepresidente della Camera, all'epoca Di Maio, venne a Strasburgo insieme a Jacopo Berti della Regione Veneto a denunciare quello che stava succedendo in questa regione nel settore bancario. Io presi questa opportunità e cominciai a valutare seriamente la possibilità di ricorrere a una Corte europea, perché la sensazione che avevo è che questo problema non potesse essere risolto all'interno dei confini nazionali, bisognava assolutamente ricorrere altrove, e secondo me la Corte europea dei diritti dell'uomo era la sede giusta, perché stiamo parlando del diritto di proprietà, che nel vostro caso è stato calpestato. Come io possiedo una casa, quindi è tutelato questo diritto, anche l'azione bancaria, anche il titolo bancario ricade nella proprietà. Ora, su questo c'era un problema di fondo, tecnico. Si può ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo solo dopo aver esperito i tre livelli di giudizio in Italia, quindi bisognava arrivare di fatto alla Corte di Cassazione prima di poter arrivare a un ricorso presso la CEDU, a meno che non ci sia una falla, una mancanza nel sistema giuridico italiano. Quindi se io come cittadino non posso avere giustizia nel mio paese, a quel punto non serve che io aspetto il terzo grado di giudizio, ma posso ricorrere immediatamente alla Corte europea. E su questo devo dire, come movimento abbiamo cominciato a muoverci, grazie al taglio dei nostri stipendi abbiamo commissionato degli studi, e da questi studi, con l'aiuto di un avvocato che oggi è presente, che poi vi spiegherà tecnicamente molto meglio di me di cosa stiamo parlando, abbiamo iniziato un ricorso, sarebbe corretto dire dei ricorsi, perché sono ricorsi individuali, ogni cittadino fa un ricorso, dei ricorsi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, dove alla Corte europea noi andiamo a chiedere la restituzione di quello che è stato sottratto
cioè l'intero capitale che voi avete investito. Questa azione è totalmente gratuita, tutte le persone che lavorano a questo progetto lo fanno in termini gratuiti, nessuno chiederà mai un euro, quindi i truffati che hanno visto polverizzati i loro risparmi non dovranno sostenere alcuna spesa per poter aderire a questo ricorso. E cosa importante, anche chi ha tranciato, perché ricordiamoci che le banche, prendendo per la gola le persone, hanno costretto molte volte le persone ad aderire a questa transazione vedendosi riconosciuto solo il 15% del valore di quello che avevano investito e perdendo l'85%, bene, anche queste figure secondo noi possono partecipare a questo ricorso, perché noi, e ve lo dirò tra poco, non ricorriamo contro le due banche, quindi anche chi ha transato effettivamente può partecipare per ovviamente la restituzione dell'85% umano tramite. Ora, in cosa consiste questo ricorso? E qua sarò breve perché poi, ripeto, ci sarà l'avvocato che lo spiega meglio. Ma tendenzialmente noi riteniamo che nel nostro paese non sia possibile ricorrere nei confronti di Banca Italia sull'attività di Banca Italia. Perché noi possiamo oggi fare delle azioni legali contro Banca Italia nei singoli atti per dolo colpa grave. Ma attenzione, io posso avere degli atti singoli che sono formalmente corretti, ma nel loro insieme, nel loro complesso, creano un'attività illegittima. Quindi noi oggi riteniamo che sia possibile nel nostro paese agire nei confronti dei singoli atti per dolo colpa grave, ma non possiamo agire nella attività generale contro Banca Italia. Una delle attività generiche e generali di Banca Italia è la garanzia della stabilità del mercato, che è evidentemente venuta meno, e non è una questione solo regionale, solo del Veneto, come qualche ministro ha cercato di descrivere, è una situazione sistemica. Noi oggi qui abbiamo anche Gianluigi Paragone, che su questo ci ha scritto addirittura un libro, quindi è evidente che il sistema bancario italiano ha dei seri problemi. E lo dice, io faccio sempre questo esempio, se noi andassimo a chiedere un prestito a una qualsiasi banca e avessimo 100.000 euro di azioni di una banca che oggi noi riteniamo anche solida, pensiamo a Banca Intesa, visto che è stata quella che ha rilevato le due banche, no, quindi se io avessi 100.000 euro di azioni di Banca Intesa, andassi in una qualsiasi altra banca a chiedere un prestito in garanzia, fornissi quelle azioni, la banca non accetterebbe quella garanzia, segno evidente che le banche non si fidano delle azioni dell'altra banca. Quindi il problema è assolutamente sistemico. Ora, noi riteniamo quindi che, siccome non c'è questa possibilità, possiamo agire direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché in Italia su questa cosa qui non potremmo mai avere giustizia. È chiaro che la Corte europea può accettare questo nostro ricorso, può respingerlo. Devo dire che il percorso è stato abbastanza interessante, perché quando siamo partiti e l'avvocato ha trovato questa falla nel nostro sistema giuridico, onestamente, essendo qualcosa di pionieristico, lo possiamo dire, nessuno mai in Italia ha provato questo tipo di azione, qualche dubbio lo avevamo sull'accettabilità della questione, e anche perché un anno e mezzo fa che parlava di Banca Italia, effettivamente c'eravamo solo noi, gli altri parlavano solo di banche. Devo dire che oggi, a distanza di più di un anno, la situazione è totalmente cambiata. Perché? Perché è evidente, lo dico, ormai parlano tutti delle responsabilità di Banca Italia, quindi noi ce ne siamo accorti semplicemente un po' prima, e tutti i giornali hanno scritto qualcosa contro l'operato di Banca Italia, articoli che noi allegheremo a questo ricorso. Lo stesso avvocato ha scritto un articolo su questa questione, che è stato ripreso da un'importante rivista giuridica, quelle riviste che poi fanno dottrina nel campo giuridico, quindi anche questo ci lascia ben sperare, e anche questo sarà un allegato del nostro ricorso. Quindi noi oggi riteniamo che ci sia una forte possibilità che questo ricorso venga accettato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma siamo consapevoli anche che, qualora anche questo non avvenisse, per noi sarebbe una posizione che
gli anglosassoni descriverebbero win-win, perché nel momento in cui la Corte Europea accetta il ricorso, ok, andremo avanti con il ricorso e chiederemo il rimborso. Ma anche se dovesse dire no, questo implicitamente significherebbe che a livello nazionale io posso agire contro Banca Italia. E a quel punto sarebbe la Corte Europea dei diritti dell'uomo, averlo detto, non sarebbe una supposizione nostra. Quindi aprirebbe sicuramente una situazione in cui il cittadino truffato può andare a ricorrere a livello nazionale su qualcosa che gli è stato impedito a livello europeo. Quindi io mi fermerei qua perché dopo seguiranno interventi molto più interessanti del mio. Chiudo con due appelli. Il primo è: il ricorso è pronto, noi abbiamo concluso l'iter, stiamo già preparando i primi, mancano le firme dei ricorrenti e pensiamo che già a gennaio presenteremo a Strasburgo i primi ricorsi. A questo ricorso hanno aderito 5.000 persone, quindi non pochissime, devo dire, abbiamo avuto il nostro bel da fare. Questo. Però noi abbiamo una stima che dice che nel solo Veneto sono circa 200.000 le persone che sono state truffate. Ora, queste persone non hanno aderito a questo ricorso semplicemente perché non sanno che c'è, perché i giornali non ne parlano, perché le televisioni non ne parlano, perché quel poco che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in serate come queste, e per questo ringrazio Luigi Di Maio, che non solo oggi è a ridosso di una campagna elettorale ha creduto in questa cosa, ma un anno fa girava con noi in sale come queste perché credeva in questa soluzione. E abbiamo fatto quella poca pubblicità, l'abbiamo fatta in questo modo. Quindi queste 5.000 persone sono arrivate in serate come queste e soprattutto dal passaparola. Quindi io vi chiedo di darci una mano a diffondere questa opportunità, perché ci sono delle persone che hanno perso tutto, che sono disperate, che magari hanno fatto la transazione e pensano di non poter fare più nessun altro tipo di azione e invece hanno questa opportunità. Quindi per favore aiutateci, perché purtroppo sappiamo che i mass media su questo non ci danno una mano. Il secondo appello che vi faccio è legato al periodo. Noi oggi siamo a 60 giorni più o meno dalle prossime elezioni. Ho iniziato dicendo che c'è stato un gran chiacchierare, tante promesse. Io ho 46 anni e vi posso dire che ricordo promesse di 1 milione di posti di lavoro, ricordo promesse di aumenti di stipendio, mance da 80 euro, ne ho viste di tutti i colori in questi 46 anni. Io spero che gli italiani per una volta, e questa volta, terranno presente quando entreranno in quella cabina di chi veramente ha fatto qualcosa, di chi ha promesso il fatto, di chi è rimasto coerente e di chi invece ha solo promesso senza mai mantenere. Questo senz'altro, perché finora hanno votato loro, tra poco votiamo noi! E tutti quelli che hanno votato il famiserato decreto legge 99, che ci ha anche tolto la possibilità di fare causa quando i tribunali ci stavano dando ragione, hanno le valigie già pronte, bene, li mandiamo a casa. Noi gli pagano, paghiamo il biglietto del treno. Si devono a spese nostre. Io passo la parola adesso all'avvocato Filograno, che è la persona che ha seguito tecnicamente questo ricorso, che può quindi spiegarvi più nel dettaglio di me di che cosa si tratta e quali sono effettivamente le reali possibilità. Grazie. Grazie Davide, ringrazio tutti quanti voi, è un piacere di essere qui a parlare di un tema così importante, così anche toccante per tutti quanti, lo hanno vissuto a vario titolo. E devo dire, giustamente Davide ha fatto riferimento a questo momento storico in cui si sono chiusi i lavori di questa commissione parlamentare. Non è il mio compito esprimere giudizi, però è un dato oggettivo, ne parlavamo prima, emerso in maniera inconfutabile come il sistema di vigilanza in Italia non abbia funzionato. Ora poi questa inefficienza la si può qualificare come vogliamo, dandogli il rilievo che riteniamo, ma questo è un dato, penso,
su cui tutti hanno convenuto, le stesse autorità di vigilanza, che si sono un po' così, diciamo, rimpallate le responsabilità. E questo è un punto. Un secondo punto su cui oggi forse molti, così, che è stato utilizzato anche questo, mi ricollego a quello che diceva Davide prima su queste mance elettorali, su questa capacità di voler enunciare i problemi ma mai dare le soluzioni concrete, a volte questo eccesso di strumentalizzazione, questo fondo, no, a tutela dei cosiddetti truffati. Ecco, su questo fondo, su cui anche qui si possono avere varie opinioni in ordine alla quantità, alla qualità, alle modalità applicative, il dato però che emerge è che lo Stato qualcosa può fare, e dunque quindi qualcosa poteva anche fare. Ecco, partiamo da questo quadro. L'efficienza del sistema di vigilanza è esigenza di intervento dello Stato. Fino a qualche tempo fa, quando noi cominciamo, io ho avuto il piacere di essere invitato, insomma, ad occuparmi di questa questione, devo dire, è stata una questione, un impegno molto toccante anche sul piano personale. Noi avevamo il Ministro delle Finanze, ne abbiamo parlato forse quasi un anno fa, che sostanzialmente ha sostenuto pubblicamente che non ci fosse un problema, era solo un problema banca, di un problema di sistema, che nel nostro paese... E c'erano delle persone che si erano incautamente affidate alle banche, che avevano fatto degli investimenti sbagliati, delle persone che probabilmente nella loro vita avrebbero dovuto dedicare più tempo alla cosiddetta istruzione finanziaria. Ci è stato detto che noi per investire in banca dovevamo avere forse prima di fare un'economia. Io insegno diritto privato alla facoltà di economia a Bari e vi posso assicurare che io ho delle grandi difficoltà a interpretare, diciamo, le clausole minime che a volte vengono inserite, che non si ha nemmeno proprio la possibilità pratica di cogliere nella loro valenza sistemica. Immaginiamo cosa debba fare un soggetto, un risparmiatore che investe i propri diciamo, denari. Io su questo è importante perché di recente, negli ultimi giorni, io ho ascoltato alcuni commenti, alcuni anche autorevoli commentatori, che hanno tenuto a precisare la distinzione tra risparmiatore ed investitore, perché le parole hanno anche un loro significato. Allora si tende ancora una volta, ora si sta passato un po' questo momento, diciamo, di interesse anche dei media su questa commissione banche, che è stata ovviamente strumentalizzata a vario titolo da chi l'ha voluta all'inizio. Oggi si tende di nuovo a relegare il problema di coloro che hanno perso tutti in un ambito privatissimo nel rapporto banca-cliente e si sta in maniera, a mio parere, questo è il mio parere subdola, in maniera molto, molto diciamo così, inelegante, definiamola così, si sta cercando di relegare nuovamente la visione di tutte quelle persone che hanno perso il loro risparmio corale nell'alveo della nozione di investitore. Ora noi dobbiamo dare un valore giuridico alle parole che utilizziamo e noi siamo in ultima affermare oggi che il sistema di vigilanza pubblica non abbia funzionato in Italia e riconoscere che lo Stato potrà fare qualcosa è un dato che ci riporta a quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento. Oggi sentiamo parlare della Costituzione, autorevolissimi uomini politici sono andati nelle scuole a dare copie della Costituzione, ma la Costituzione non è un documento storico, non è una memoria storica come se stiamo ricordando un'antica battaglia, un'antica guerra, un momento bellissimo della nostra storia. La Costituzione non fa parte soltanto della storia del paese, ma fa parte della vita del nostro paese, e la Costituzione è qualcosa che vive quotidianamente. Quando noi ci occupiamo delle fonti del diritto, cioè di quelle che sono, diciamo, i valori fondamentali del nostro ordinamento, e noi facciamo riferimento alla Costituzione, non stiamo facendo così una mera enunciazione di principi astratti, ma stiamo parlando di quelle che sono le regole che in concreto devono disciplinare la vita di un paese e che devono essere la cifra, quella che chiamiamo il filosofo, cioè la chiave di interpretazione delle norme, delle regole, delle condotte che noi andiamo ad applicare. Qui mi leggo a quella distinzione che facevamo prima tra atti e attività, cioè noi dobbiamo distinguere, per esempio, in questi giorni è anche molto diffusa la parola legalità, lo utilizziamo anche noi molto spesso. La legalità è la conformità di una condotta ad una regola, la legittimità è la conformità di quella condotta ai principi dell'ordinamento. Allora noi non ci possiamo limitare al momento della legalità, ma dobbiamo arrivare anche ad affermare che atti che nella loro individualità sono legali devono essere legittimi sul piano costituzionale, e per poter fare questo salto dobbiamo avere prima la consapevolezza che i principi costituzionali sono direttamente applicabili nell'ordinamento, nella vita di ciascuno di noi, nelle sentenze, nelle parole, nella vita quotidiana
dell'interlocutore, dell'investitore, di chi opera in banca, di chiunque. E in secondo luogo dobbiamo sapere anche di che cosa parliamo. Perché parlare dell'articolo 47 della Costituzione non significa dire soltanto genericamente tutela del risparmio. Lì vi è scritto che lo Stato disciplina, coordina e controlla il credito. Quindi si fa carico del coordinamento e del controllo. E al secondo comma dell'articolo 47 si fa espressamente riferimento allo Stato che favorisce l'accesso del risparmio popolare agli investimenti azionari. Quindi che discussione stiamo facendo? Come si fa l'investimento azionario? Una modalità di gestione del risparmio, non è una cosa antitetica al risparmio stesso. E quindi io non posso dire ad un risparmiatore popolare a cui lo Stato è andato a chiedere di sostenere la ricapitalizzazione di banche per la loro importanza strategica sul territorio, dopo che il management aveva fatto scempio delle speranze, dei sogni e dei desideri delle persone, dei loro risparmi, io vado a chiedere a queste persone di investire e poi dico, vabbè, siete degli investitori, non avete studiato, scusate, a me non interessa. Questo è un punto nodale. Noi non possiamo prescindere dalle norme. Noi nell'articolo 47 della Costituzione, non di una normativa di riferimento vaga, imprecisa, abbiamo la nozione di risparmio popolare, cioè quel popolare, che è un aggettivo che aggiungiamo a risparmio, sa indicare proprio tutte quelle persone che investono risparmi che sono funzionali ai loro bisogni essenziali, bisogni di vita, bisogni dei propri figli, di assicurare una vita futura, gli studi, la propria pensione. E questi soldi sono stati dissipati da uno Stato che si è completamente disimpegnato, diciamo che quantomeno ha fatto finta di non vedere. Allora, ci è stato ricordato in questi giorni, io quando l'ho sentito mi ha fatto piacere, perché noi parliamo sempre di queste cose, a volte sembra pure vago, del senso degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del principio di eguaglianza. Nell'articolo 2 noi scopriamo che non esistono solo i diritti inviolabili, esistono anche i doveri inderogabili, addirittura in ambito economico. Nell'articolo 3 scopriamo che lo Stato si deve fare carico di tutta quell'attività per rimuovere tutti quegli ostacoli che di fatto di ordine economico e sociale limitano il pieno sviluppo della persona. Queste norme che sono state richiamate, come sono state applicate nel settore bancario in questi anni? Ma quelle persone che oggi leggono le norme della Costituzione, le vanno a raccontare ai nostri figli, che cosa hanno fatto quando hanno ricoperto quelle cariche istituzionali? E guardate, non è sufficiente dire non era mia responsabilità, non era mio compito, il mio atto è stato legale, perché noi, se parliamo di principi costituzionali, dobbiamo badare alla legittimità dell'attività. Banca d'Italia, in una relazione che noi abbiamo allegato anche al nostro ricorso e che è stata richiamata più volte, è stata depositata alla commissione d'inchiesta che fu fatta presso la Regione Veneto, e quindi sicuramente i consiglieri regionali ne sono a conoscenza, ci hanno sostenuto in questo esame, in questo studio, ha detto espressamente il problema fondamentale qual è? Il problema fondamentale è la valutazione, che conoscete benissimo, la valutazione delle azioni. Su questa valutazione delle azioni Banca d'Italia ha detto non è compito nostro, diciamo, entrare nel merito della valutazione delle azioni, perché questa attività è rimessa dal codice civile all'assemblea, proposta del consiglio di amministrazione, perizia, consulenza di parte, approvazione dell'assemblea. Certo, noi abbiamo rilevato forse che erano valutazioni non proprio conformi al mercato, che in quel momento quelle banche probabilmente non valevano tanto, ma non erano in nostra competenza. E che cosa devo chiedere io ad un'autorità di vigilanza che addirittura è consapevole della non corrispondenza all'effettivo valore di mercato di quelle azioni, è consapevole che quelle banche sono sotto ispezione, è consapevole che quel management probabilmente, la migliore delle ipotesi, avrebbe dovuto fare altro nella sua vita, non gli investitori, non i risparmiatori che dovevano studiare, ma coloro che si presume avessero studiato, in realtà hanno dimostrato esattamente il contrario, se vogliamo essere benevoli nella nostra valutazione. Noi non amo fare giudizi, diciamo, di carattere, non sta a me giudicare del rilievo giuridico delle condotte, ma dico che quantomeno sul piano etico sicuramente hanno dimostrato una certa incapacità. Allora, sotto questo profilo, principi, valori fondamentali, vigenza degli stessi, esigenza di un sistema di controllo pubblico, nasce questa iniziativa che parte da un dato, è vero, noi non ci possiamo occupare del rapporto singolo tra banche e clienti, di questo si occupano validissimi professionisti che hanno anche, diciamo, affiancato questa attività all'inizio, che stanno compiendo un lavoro alle associazioni di associazioni di categoria, che hanno fatto una battaglia importante, che hanno anche in tempi, anche loro non sospetti, enunciato, da quello che ricordo io, le inefficienze del sistema pubblico di vigilanza.
Il Movimento 5 Stelle, diciamo, ha in un momento, in momenti in cui nessuno osava parlare della Banca d'Italia, ha provato a portare un'azione concreta a sostegno dei bisogni dei cittadini. E questo è stato, diciamo, l'importanza fondamentale di questo tema, occuparsi del rilievo pubblico che poteva avere questa situazione. E quindi il mancato funzionamento del sistema di vigilanza. Oggi questo è un dato oggettivo, vi posso assicurare che un anno fa molti ci ridevano dietro quando parlavamo di questo. E oggi quelle persone che addirittura hanno il coraggio di dire ai quelli che sono i risparmiatori, in realtà loro li vedono come lettori, non come risparmiatori, che il governatore doveva andare via, che il sistema della Banca d'Italia non ha funzionato. Quando erano loro al governo, tuttora sono al governo, diciamo, sebbene indirettamente, di questo problema non ci sono proprio occupati, ma hanno ricordato i risparmiatori che dovevano studiare un po' di più. Non so che cosa hanno fatto loro nella loro vita, ma francamente questa è un'offesa alla dignità delle persone. Io se vado da un medico non devo avere la laurea in medicina. Bravo! Nasce questo ricorso, le cui difficoltà operative sono state, diciamo, perfettamente, almeno diventato un esperto giurista, le cosiddette condizioni di ricevibilità, cioè l'esigenza di poter ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, un organo sovranazionale che non fa riferimento all'Unione Europea, ma è quell'organo preposto per la tutela e la salvaguardia rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Il problema di fondo è quello che si può adire questa Corte nel momento in cui il soggetto ha esperito tutti i rimedi interni. Sotto questo profilo però esiste il principio cosiddetto di effettività della tutela, e allora laddove dovesse emergere nell'ambito di un ordinamento interno, come è stato già spiegato, la mancanza o l'inadeguatezza della normativa di riferimento a tutela di un principio fondamentale, a quel punto ovviamente se non c'è un rimedio effettivo io non posso fare i ricorsi interni, ma a quel scatta la possibilità di agire direttamente innanzi alla Corte. Nel nostro ordinamento esiste una normativa che riguarda la responsabilità della vigilanza bancaria, è stata una normativa del 2005, ora richiamata anche nell'articolo 4 del testo unico bancario, non mi soffermo troppo su queste norme. Il punto fondamentale è che questa norma fa riferimento, prima di tutto, limita la responsabilità per colpa alla colpa grave e concentra l'attenzione sugli atti e i comportamenti di coloro che appunto operano per le autorità di vigilanza, in particolare per la Banca d'Italia, come espressamente richiamato. Ed ecco perché la Banca d'Italia in questi anni non è stata mai, diciamo, chiamata in giudizio, specie in ambito civile, per responsabilità. Perché la limitazione per colpa grave di fronte ad un'attività di controllo, che è un'attività di sistema, diventa una prova quasi diabolica. Ed ecco perché la Banca d'Italia ci trasmette candidamente una relazione in cui ci dice noi eravamo consapevoli che la valutazione delle azioni poteva non essere conforme a quella effettiva, ma non è nostro compito, noi abbiamo rispettato gli atti. Avete mai visto un medico che si preoccupa di più di far fare le analisi prima ad una persona che arriva magari al pronto soccorso piuttosto che correre il rischio, diciamo, di intervenire direttamente, come spesso purtroppo avviene per le patologie del sistema anche, diciamo, giudiziario? Bene, questo comportamento, un comportamento formalistico tutti quanti voi l'abbiamo richiamato altre volte, tutti quanti noi abbiamo studiato i promessi sposi, ricordate la figura della zecca Carbugli, cioè la visione del legale, del giurista come colui che mette a posto le virgole, i punti e i punti e virgole. Questo è un sistema che poteva funzionare nell'Ottocento, ma noi viviamo in un sistema in cui la nostra Costituzione, quei principi tanto richiamati, che non sono appunto principi così da enunciare nelle belle occasioni, ma sono norme giuridiche, hanno superato completamente. L'interpretazione e l'applicazione del diritto deve essere legata alle persone. Il diritto è una scienza sociale che serve non a speculazioni astratte, ma serve a risolvere i problemi delle persone. E il nostro ordinamento giuridico si fonda sui principi della Costituzione, e la nostra Costituzione pone al centro la persona umana e la tutela della persona. Il patrimonio è molto oltre. L'articolo 47 di L'articolo 47 non rientra tra i principi fondamentali della Costituzione, rientra tra i principi fondamentali della Costituzione gli articoli 2 e 3, che centralità della persona e solidarietà. Proprietà, iniziativa economica, tutela del risparmio, sono tre rapporti economici, vanno oltre l'articolo 41. Ovviamente assumono
rilievo fondamentale nel momento in cui queste attività di natura essenzialmente patrimoniale diventano strumentali ai bisogni della persona. Ed ecco la nozione di risparmio popolare. Sotto questo profilo si è giustificato questo ricorso. Il ricorso nasce appunto dall'inadeguatezza della normativa per la limitazione del colpa grave, e in quel rapporto tra legittimità e legalità c'è lo spazio per agire. Io credo che sia un'iniziativa, non perché ne abbiamo fatto parte noi, ma sia un'iniziativa nobile sul piano del principio, perché tende ad affermare dei principi da un lato, ma a ricordare al sistema pubblico che questi principi devono servire a risolvere i problemi della persona e che ciascuno di noi intanto ha un ruolo, intanto ha senso quello che fa, quello per cui studia, quello per cui lavora, perché in quanto sia in grado di offrire una speranza vera al futuro dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, ma risolvere i problemi di tutti quanti hanno riposto nelle istituzioni la loro fiducia, fiducia che purtroppo oggi da questo sistema è stata profondamente tradita. Grazie. Ringraziamo l'avvocato anche per la passione che emerge dalle parole, dal modo che ha di esprimere. Ora passo la parola a chi non ha bisogno certo di presentazioni, Gianluigi Paragone, che ci racconterà un po' di aneddoti anche sulla questione bancaria. Ti passo questo microfono. Facciamola breve. Voi siete stati fregati, punto. E qui il campo si divide tra chi pensa, tra chi pensa. Ma loro hanno fatto male i conti, perché Alberto, noi siamo 2 milioni di famiglie, vuol dire 10 milioni di voti, e loro vanno a casa. Il campo si divide tra chi pensa che voi siate dei risparmiatori e chi pensa che voi siate degli speculatori. Siccome qualcuno l'ha continuato a rimarcare questo fatto, allora è bene chiarire le cose. Voi siete dei risparmiatori. Il Veneto resiste, così come resiste la Lombardia, resistono l'Emilia Romagna, le Marche, la Puglia, cioè resistete perché siete ancorati a dei vecchi principi. Tutta questa balla legata all'ignoranza finanziaria la deve finire, perché mio nonno aveva la terza elementare ma ha fatto ricco questo paese perché risparmiava. Perché mio nonno, quando diceva questo non ce lo possiamo permettere, non si indebitava. Oggi c'è una progressiva tentazione, oltre che tendenza, all'indebitamento. Perché quante pubblicità vedete da parte delle banche in cui si spinge proprio sulla leva del debito? Poco tempo fa ho visto l'ennesima campagna pubblicitaria di una banca che diceva: rinunciare ad un desiderio, nemmeno per sogno, entra in banca Pinco Pallino che ti diamo i soldi, ti diamo i mutui, ti diamo prestiti. È tutto un dare, tutto un dare. È sempre tutto un dare, tutto è possibile. Ma noi non siamo diventati ricchi perché eravamo campioni mondiali di ricchezza privata. Perché noi, la nostra forza è che siamo stati sempre oculati. Noi credevamo nelle banche. Come? Quando ci dicono: e quindi cosa volete fare? Volete abolire le banche? Volete mettere i soldi nel materasso? Ma certo che no! Noi abbiamo creduto nelle banche. Sono le banche che ad un certo punto hanno deciso di mandare tutta carta 48. Perché? Perché era cambiato completamente il loro glossario. Quello che un tempo era la vera missione delle banche, e cioè di fare crescere i territori, di far crescere, di rispettare quel risparmio, ad un certo punto è diventato il loro bottino. Ma così le banche non vanno avanti, così il sistema non va avanti. Io, se ho deciso di fare una certa scelta, che oggi Luigi ha presentato e che mi piace che sia lui in questo momento a ribadire, se ho fatto una certa scelta è perché credo che l'economia reale, quindi le famiglie, i lavoratori, gli imprenditori, debbono tornare ad essere il soggetto protagonista. Oggi sono scomparsi dai radar della politica, perché fanno tutto un lingua in bocca con il mondo della finanza. Qualcuno dice: voi siete stati gli speculatori perché dovevate informarvi.
Ma attenzione, ma vogliamo tirare fuori per piacere le carte vere? Le carte per cui i bilanci delle banche, anche quelle fallite, avevano tutte le certificazioni delle società blasonate, le multinazionali del settore della consulenza privata, le varie KPMG, le varie Ernst & Young, tutte le quattro grandi società di consulenza legale avevano vidimato in un certo senso i bilanci. Allora se per loro va tutto bene, perché voi dovete essere coloro che in qualche modo devono studiare più degli altri? Io faccio del mio, io mi fido della banca, porto il mio risparmio. Ma se tu mi freghi perché mi stai dicendo che tu vuoi scommettere con me, ma non mi dici il rischio e io non vengo profilato, beh ragazzi, quello è l'inganno. Questa è la differenza tra essere speculatori ed essere risparmiatore. È che lo speculatore sa, voi non sapevate, perché vi hanno imbrogliato, perché vi hanno raccontato un'altra verità. Certo. Ed ecco perché questo risparmio va risarcito. Bravissimo. Si mettessero d'accordo, facessero quello che vogliono, però bisogna piantarla con il fatto che se io credo nelle istituzioni pubbliche o private, e le banche noi le consideravamo delle istituzioni perché i distretti sono cresciuti grazie alle banche che facevano le banche. Noi siamo cresciuti, l'economia reale girava perché abbiamo creduto nelle banche. Sì, ma lo sappiamo, un po' di magheggi ci sono sempre stati, ma questo è un colossale imbroglio e deve finirla questa storia. Allora dobbiamo smetterla con il fregare attraverso le parole. Io racconto sempre una storia. Se io lavoro per la pubblica amministrazione e devo eseguire un'opera e una volta realizzata la pubblica amministrazione non mi paga, io sono un creditore nei confronti della pubblica amministrazione che intanto non mi paga, ma io però devo pagare i vari lavoratori, la mia filiera, devo pagarli, perché quello è un pezzo importante, reale. La pubblica amministrazione continua a non pagarmi fin tanto che mi arriva a bussare alla porta e dice: mi devi pagare le tasse. E io dico: guarda, però se tu non mi paghi e io continuo a pagare gli altri, e tu sei il mio debitore, io sono il tuo creditore, andiamo a compensazione, inventiamoci qualcosa. E no, tu mi paghi, siccome io non ho i soldi vado in sofferenza. Allora io non divento soltanto più un debitore per un artificio particolare che è tutto semantico, no, di più, perché mi arriva anche l'Agenzia delle Entrate e mi trasforma anche in un evasore fiscale, ma io resto un creditore nei confronti della pubblica amministrazione. Allora è tutto un imbroglio di parole, ed è lo stesso imbroglio che fa dire alle banche che vi danno sempre prestiti che tutto è possibile, che sembra quasi il paese del Bengodi. Oltre alla Costituzione leggiamoci anche Pinocchio, perché era già tutto scritto, basta con così contrabbandare il campo dei miracoli. Campo dei miracoli non esiste, paese dei balocchi non esiste. Ma qui chi è che sta facendo lucignolo? Chi è che sta facendo il gatto e la volpe? Quelle persone che avrebbero dovuto controllare. E allora io penso questo, Luigi, penso che quella commissione d'inchiesta che in tanti non volevano e che alla fine hanno dovuto accettare debba essere permanente, perché Banca d'Italia e Consob devono sapere che qualcuno li controlla. Perché penso che, perché io penso che loro stiano pensando che tanto finito il giro di giostra, poi tutto torna come prima. Perché è esattamente il mondo che stanno studiando. Il mondo che stanno studiando è esattamente riportare tutto alle condizioni precedenti, quelle per cui l'unico prodotto finanziario che conta è il prodotto finanziario speculativo, ed ecco perché il vostro risparmio è diventato il loro bottino. Allora qualcuno deve guardare, deve controllare. Ecco perché io lancio qui adesso un'idea che, così mentre si stava parlando, mi è venuta, perché devono sapere che la politica, quella politica che a volte consideriamo sempre il male in sé, invece ha una sua funzione, le istituzioni hanno una funzione, che è quella di controllare, perché altrimenti è un continuo tara libera tutti. Consob, Banca Italia, abbiamo addirittura registrato delle posizioni incredibili dove Consob smentiva Banca Italia, Banca Italia correggeva Consob, e poi alla fine cosa c'è? Che il cerino rimane sempre nelle mani del più debole. E il più debole è colui che sta nell'economia reale. Questo paese
questo paese ritorna a crescere realmente soltanto se l'economia reale è in grado di tornare a percepire e a vivere. Sapete perché dico percepire? Perché adesso escono fuori i dati dell'Istat, no? E ieri Gentiloni, Renzi, compagnia cantante, tutti a scrivere che le tasse sono diminuite, il potere d'acquisto delle famiglie è aumentato, l'immigrazione, la sicurezza, tutto bene. E allora quando dici, sì, ma come mai allora perdete nei sondaggi? Perché è una percezione di insicurezza. Non è una percezione di insicurezza, è la mia vita reale. Io lo so bene quant'è il mio portafoglio, non è percepito. Io lo so bene che adesso devo oltre alle difficoltà attuali, devo anche sopperire e smaltire e sopportare e pagare tutti gli incrementi tariffari, dalle autostrade alle tariffe dell'energia e quant'altro. Quelle sono, altro che sono diminuite le tasse. Non sono diminuite le tasse, perché se tu permetti comunque di avere degli incrementi importanti nelle tariffe, questi li paghiamo noi famiglie e gli imprenditori. Io sono anche partita IVA, ogni volta che per andare a lavorare da Varese a Milano, e non scherzo, mi devo fare tre caselli ad andare e tre caselli a tornare. Poi per di più, in Lombardia, quello che doveva togliere uno dei pedaggi, che era Maroni, ne ha messo un altro, che era Pedemontana, che è una delle autostrade più care d'Europa, no? Quello che allora bisogna fare, secondo me, è smontargli le parole. Basta l'inganno delle parole, ci vuole la serietà, devono cominciare ad avere paura, perché non tutto loro è permesso. Questo significa che Consob, Banca Italia, gli ambienti finanziari che stanno facendo, ripeto, con la nostra ricchezza, stanno ripianando quelle che sono le asimmetrie globali finanziarie, bene, che lo vadano a fare con altri soggetti, perché noi abbiamo dato. E adesso basta con l'economia finanziaria, che è un'economia di carta, è un'economia che non porta un solo posto di lavoro. E diamo, per favore, diamo retta e diamo ossigeno alle imprese, che in Italia sono le microimprese, sono le piccolissime imprese, diamo fiducia alle famiglie, e se c'è da pagare un debito, questo debito, mi dispiace, è un prezzo del biglietto, lo pagherà la finanza, perché voi avete già dato. Prima di passare la parola a Luigi Di Maio, volevo invitare l'avvocato Arman qui al tavolo per un breve intervento. Grazie l'invito, grazie di essere in Veneto. Grazie ai risparmiatori, perché io non mi aggiungo alle considerazioni che condivido integralmente, perché sono le stesse cose che noi andiamo dicendo da alcuni anni e ci siamo sempre trovati in sintonia con questo movimento, e questa però non è una dichiarazione di voto, è soltanto una dichiarazione di riconoscenza. Ma grazie a voi, perché insieme ci aiutiamo. Io credo sia fondamentale che tutti noi si comprenda, ma che lo comprendano anche quelli che ci osservano in qualche maniera stando fuori da quelle vetrine, e che cercano di capire quale sia la forza di questo movimento dei risparmiatori, che a 2 anni di distanza, ormai 3 anni di distanza dall'esplosione della crisi delle banche venete, noi abbiamo infranto quelle che erano le credenze del mondo della politica, che i veneti si sarebbero rassegnati e il furto dei nostri risparmi, il saccheggio del Veneto, sarebbe stata una passeggiata facile. Il saccheggio del Veneto non sarà una passeggiata facile, perché noi non gli lasceremo fare qualcosa. Le responsabilità dello Stato, io così le riassumo, perché sono evidenti e sono molteplici, non solo quella di carenza omessa o incapacità di controllo da parte di Banca Italia e Consob, ma anche le scelte politiche che sono state fatte da più governi, dall'inserimento dell'Italia nella fascia bail-in, cambiando completamente quelle che erano le regole antecedenti che davano una responsabilità dello Stato
in quella che era l'economia delle banche, il cosiddetto bailout, che è stato fatto all'oscuro di noi cittadini, perché nessuno ci ha informato ufficialmente che ad un certo punto non eravamo più garantiti dallo Stato, ma dovevamo pagarcela a spese nostre l'eventuale insolvenza delle banche, perché se l'avessero fatto magari molti di noi sarebbero usciti da quella situazione. E il governo ce lo ha nascosto con un comportamento di una slealtà singolare. La colpa è del governo italiano e dello Stato, a mio avviso, nelle sue molteplici sfaccettature. Noi adesso, io non voglio addentrarmi in questioni tecniche particolari, ma abbiamo una suddivisione dello Stato come Stato che governa e Stato apparato, cioè quelli che sono gli organi amministrativi, e tutte e due sono stati carenti in tema di lealtà nei confronti dei cittadini italiani. E di questo debbono rispondere. Nel momento in cui noi da anni affermiamo che in questa vicenda noi non dobbiamo andarci ad impantanare nelle cause contro Veneto Banca, contro Banca Popolare di Vicenza, contro Banca Intesa, ma dobbiamo richiedere allo Stato che ci restituisca ciò che per propria incapacità non ha saputo proteggere, perché è un dovere dello Stato. Non voglio togliere altro spazio all'importante relatore che mi seguirà, che ringrazio perché è già la seconda volta che mi chiama a questo tavolo e mi sento onorato di questo invito. E la posizione del mondo dei risparmiatori la riassumo, perché magari qualcuno teme che vi siano situazioni poco trasparenti. Noi invece siamo sempre totalmente trasparenti, partecipiamo a tutti gli incontri di tutte le forze politiche. Però dobbiamo anche essere intellettualmente onesti nell'affermare che partecipiamo con particolare piacere agli incontri organizzati dal Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle da anni ci affianca in questa battaglia. Vero, vero. Grazie per questo intervento. Ora è il turno Di Maio. Giusto una precisazione, visto che è stato toccato un tema, faccio un po' l'avvocato del diavolo, quindi anticipo una possibile domanda. Qualcuno forse, magari dentro questa stanza, non è tra i truffati, quindi quando noi parliamo di Stato, comunque colpire lo Stato, che lo Stato deve pagare, qualcuno potrebbe dire sì, ma io cosa c'entro? Sono soldi pubblici e state usando anche i miei soldi, le mie tasse per andare a coprire comunque questo tipo di inefficienza. Ecco, noi abbiamo una situazione un po' particolare in Italia, cioè agire contro Banca Italia, chiaramente colpire lo Stato nei confronti di Banca Italia. Banca Italia ha questa doppia situazione strana, no? È un ente pubblico, però di fatto poi gli azionisti sono le banche private. Bene, nel momento in cui noi andiamo a colpire lo Stato poi ha l'obbligo di rivalersi, perché sennò è danno erariale, nei confronti di chi quella condotta sbagliata l'ha commessa, quindi deve rivalersi verso Banca Italia, che è sì statale, ma in cui ci sono bancari. Quindi sotto questo profilo non c'è nessun tipo di sperpero di denaro pubblico, andava detto. Lascio la parola a Luigi. Grazie prima di tutto a tutti di essere qui, grazie a chi ha partecipato alla stesura di questo ricorso sulle banche e per la tutela dei risparmiatori. E grazie a chi ci sostiene sempre in queste iniziative, che non è mai scontato avere il sostegno di tante persone, soprattutto su un tema così importante che richiede anche solidarietà, perché ci sono i truffati, ci sono anche tante altre persone che magari non sono state truffate, ma siamo tutti dalla parte di chi dal sistema bancario è stato frodato, è stato fregato, come diceva Gianluigi prima, e che merita non solo giustizia, merita il risarcimento di quello che gli è stato tolto, ma soprattutto merita dalla politica un impianto normativo che faccia in modo che quello che è avvenuto a voi non avvenga a nessun altro in Italia. E voglio dirvi una cosa, io sono estremamente contento del fatto che Gianluigi Paragone stasera non solo ci venga a chiedere istituite una commissione d'inchiesta sulle banche permanente,
ma che si candidi anche a farne parte. Bravo. Perché io non sono Gianluigi, credo che si debba istituire una commissione d'inchiesta sulle banche permanente che controlli l'operato delle banche in Italia per evitare che vengano truffati altri italiani, ma sono estremamente contento del fatto che tu, da candidato al Senato della Repubblica, potrai entrare in questa commissione e far capire alle banche che l'Italia tutela il risparmio, non i banchieri e non la governance di banca. Quindi benvenuto a bordo e ci onori con la tua conoscenza, con la tua presenza qui e soprattutto con la tua esperienza in questo settore, che non hai mai avuto, non hai mai mancato di far conoscere col coraggio che hai avuto da giornalista, soprattutto negli ultimi anni. Detto questo, abbiamo ascoltato i tecnici che sono intervenuti, che si sono occupati dei ricorsi, abbiamo ascoltato Gianluigi che ci ha raccontato quello che succede nelle banche e da dove nasce questa crisi. Qual è il dovere mio e del Movimento 5 Stelle? Fare in modo, come vi dicevo prima, che tutto questo non avvenga mai più. E per farlo abbiamo bisogno di mettere in piedi una serie di provvedimenti, molti a costo zero per i cittadini, ma non per i colpevoli. Molti provvedimenti, alcuni provvedimenti richiedono interventi semplici. Per esempio, io non voglio più che il governatore della Banca d'Italia dipenda dal governo, perché se è il governo a fare in modo che quel signore va lì, quel signore sarà riconoscente ad un solo partito, quello che governa. E non è un caso che poi, quando scoppiano gli scandali, non solo quella persona non viene rimossa, ma viene addirittura rinnovata, come è successo con Visco. L'ultima volta che ci siamo visti, con Davide e con tutti gli altri, abbiamo parlato a Treviso a tanti risparmiatori, non era ancora scoppiato lo scandalo Boschi in commissione d'inchiesta, cioè lo scandalo Boschi è una vecchia storia, però voglio dire, quello che è successo nelle ultime settimane è una cosa importante, non per la Boschi in sé, guardate, quella è la punta di un iceberg, perché la cosa che mi ha stupito è che quel giorno in cui nella commissione d'inchiesta vengono fuori tutte le responsabilità di un ministro che non si doveva occupare di banche, che non c'entrava niente con l'economia e finanze, era uno dei ministri più potenti di quel governo, viene fuori che è andata da Consob, è andata da una banca privata, da un'altra banca privata, a chiedere di salvare la banca in cui suo padre era amministratore. Non è tanto quell'atto, perché noi ormai avevamo capito da anni che la famiglia Boschi aveva in qualche modo influenzato l'operato del governo per riuscire a salvare una banca che non era, era anche di modeste dimensioni, possiamo dirci. Lì il tema vero è che nessuno, né delle altre opposizioni, né della maggioranza, né delle opposizioni interne, ha chiesto le dimissioni di Mariella Boschi da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che guardate ancora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, perché sono state sciolte le Camere, ma in questi tre mesi, storicamente, i governi hanno sempre fatto le peggiori cose, proprio perché le Camere erano sciolte, loro agivano per gli affari correnti, ma oltre agli affari correnti hanno fatto tante cose straordinarie, fuori dall'ordinaria amministrazione. Quella persona sta ancora lì, non ha chiesto le dimissioni il Presidente della Commissione d'Inchiesta, Pier Ferdinando Casini, ed è chiaro. Non ha chiesto le dimissioni il vicepresidente della commissione d'inchiesta, che è Renato Brunetta. Non ha chiesto le dimissioni il partito di centrodestra, che è Berlusconi, che tra l'altro è alleato con la Lega Nord di Matteo Salvini. E non ha chiesto le dimissioni la minoranza interna al Partito Democratico. Perché? Perché la Seconda Repubblica è finita con lo scandalo banche e spero voi la facciate finire con la riduzione ai minimi termini dei partiti che in questi anni in un modo o in un altro hanno contribuito a rafforzare questo sistema perverso delle banche, un sistema perverso che ha ridotto in queste condizioni. Io ci credo molto. Qual è il nostro dovere, come vi ho detto, è mettere insieme una serie di esperienze che sono il vostro patrimonio di conoscenze e tradurle in norme. Perciò il governatore della Banca d'Italia, se deve essere ancora individuato dalle istituzioni della Repubblica,
va eletto con ampie maggioranze di 2/3 dal Parlamento, non può essere più appannaggio del partito di governo, deve essere una persona che deve sapere che è il risultato di un'ampia consultazione istituzionale. Iniziamo da qui, tra i migliori, non tra i fedeli, tra i migliori, non tra i più fedeli. Dobbiamo cominciare a pensare che non basta più Banca d'Italia per controllare le banche. Aumentiamo gli enti di controllo, Guardia di Finanza, magistratura specializzata nei reati finanziari, che deve avere delle determinate competenze nei reati finanziari. Deve essere anche un organo di controllo, deve contribuire al controllo degli istituti di credito. E allo stesso tempo, però, inaspriamo le pene per i reati finanziari, perché questo è un paese in cui i colletti bianchi in galera non ci vanno mai. Ce n'è un centinaio, ce n'è un centinaio in tutto, nonostante tutto quello che hanno fatto. È un paese in cui dobbiamo fare in modo che io, quando cittadino veneto o campano, siciliano, lombardo, porto i soldi in banca, voglio sapere se quella banca sta andando a speculare in borsa o sta dando i soldi al territorio. Bravo. Dobbiamo fare quello che si chiama Glass-Steagall Act, divisione tra banche di investimento e banche di speculazione. E io voglio andare a mettere i soldi in una banca che presta soldi alle imprese, alle famiglie che vogliono avere un mutuo, ai commercianti che devono avere un fido. È a loro che io voglio mettere in quegli istituti di credito, che io voglio mettere i miei risparmi. Poi ci sarà qualcun altro che li vuole mettere in quelli che speculano in borsa, affari suoi, ma questa divisione deve avvenire ed è già avvenuta più volte in altri paesi, come l'Inghilterra che ha avviato il Glass-Steagall Act, come è stato fatto negli Stati Uniti in passato e poi è stato negato, e infatti ci siamo ritrovati nella crisi di cui parlava Gianluigi, che, come diceva oggi, è una crisi del debito privato, non del debito pubblico, è una crisi di istituti di credito che facevano speculazione, gli si certificava le loro sofferenze con delle agenzie che non erano veritiere nelle loro certificazioni. Questo è stato il meccanismo che abbiamo conosciuto 10 anni fa e hanno provocato una delle crisi peggiori della storia. E un'altra cosa voglio dire: io sono uno di quelli che pensa che se si salva una banca, perché ci sono i vostri soldi dentro, con i soldi degli italiani, quella banca deve diventare degli italiani, non la lasciamo al management, non la lasciamo al management che ce l'ha ridotta in quelle condizioni. Questo significa una cosa molto semplice, che quando si prendono i soldi dalle tasse degli italiani e acquisiamo una banca e quella banca diventa degli italiani, creiamo una banca pubblica. Ma quando si crea una banca pubblica, la differenza tra la banca pubblica e la banca privata è che, mentre la banca privata ha i suoi concetti di business e chiude i rubinetti ad una serie di categorie, la banca pubblica deve fare esattamente l'opposto, deve dedicarsi come mission a raggiungere quella parte di microimprese, liberi professionisti, famiglie che sono tagliate fuori dal credito. Andate a vedere in Francia. Esiste la BP France, che serve all'internazionalizzazione di imprese e alla ristrutturazione delle imprese. Andate per strada in Francia e trovate lo sportello della banca privata e lo sportello della banca pubblica. Se entrate nello sportello, se entrate nella filiale della banca pubblica, trovate una banca che è disposta ad entrare in società con voi se avete una società in sofferenza, ristruttura il business plan, te li mette a posto mettendoci capitali e poi se ne va. Voi direte: ma che ci ha guadagnato? Ha assolto alla sua missione pubblica, che è quella di aiutare il tessuto produttivo. Allora io voglio aiutare le banche private se ci sono i vostri soldi, ma quelle banche diventano pubbliche. Ma se ho una banca pubblica, cambia le sue politiche e aiuta la parte più debole del tessuto economico, che è tagliata fuori dalle banche private. E questa è una cosa che possiamo fare in questo paese a costo zero. A costo zero, vi dico perché. Perché quando è nata la BP France, Olanda, allora, che di certo non è un mio leader di riferimento, fece una cosa molto semplice: prese tutti quegli enti che prestavano a pioggia da parte dello Stato alle imprese, tutti quegli enti che facevano credito senza una strategia, li mise insieme e creò un'unica banca con un'unica mission. Noi abbiamo tanto da poter recuperare da risorse a pioggia. Ne parlavamo oggi con Gianluigi, parlando con tanti imprenditori anche e rilasciando le interviste. L'IRAP sulle microimprese, che è una tassa incostituzionale, si può abolire eliminando il finanziamento a pioggia alle microimprese. Tanti finanziamenti a pioggia vanno sempre gli stessi. Invece voglio mettere in condizioni i microimprenditori di non avere una tassa, se la giocano sul mercato a chi è il migliore, non attaccandosi ai soldi dello Stato e poi vanno sempre agli amici degli amici, come abbiamo visto in questi anni. Voglio dirvi un'ultima cosa.
che è la ragione per cui con David io ho sempre portato avanti questa battaglia, con l'avvocato Filograno, con tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto questo ricorso, i consiglieri regionali del Veneto, tra cui Jacopo Berti, che si sono tagliati lo stipendio per finanziare il ricorso che è a costo zero, anche perché le spese le stiamo finanziando così. E, per carità, noi abbiamo firmato un atto di impegno per cui ci dovevamo tagliare lo stipendio, quindi non è nessuno strumento di carità, solo che quando ci tagliamo gli stipendi all'inizio del nostro mandato diciamo dove mettiamo i soldi dell'impegno che abbiamo preso con i cittadini, e qui in Veneto Jacopo e gli altri consiglieri regionali hanno scelto di finanziare questo ricorso, un ricorso che secondo me farà la storia davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché è esattamente quello che noi vogliamo raggiungere come obiettivo, tutelarvi. Se la Corte Europea ci dice no, guardate che non possiamo ammettere il ricorso perché in Italia avete gli strumenti per adire a Banca d'Italia e per adire alla giustizia e quindi mettere in mora Banca d'Italia, bene, allora abbiamo lo strumento in Italia. Se non abbiamo lo strumento in Italia, quindi ci devono ammettere il ricorso in Europa e faremo valere lì i vostri diritti. In un modo o in un altro avremo un nuovo varco che si apre, che oggi ci dicono non esiste in Italia, e quindi per questo andiamo lì a far valere i vostri diritti. Bene, il motivo per cui ho sempre sostenuto questa battaglia è perché noi pensiamo che coloro che sono stati truffati debbano essere risarciti, ma come diceva David, non dobbiamo scatenare la guerra tra poveri, cioè non dobbiamo prendere i soldi dalle tasse di alcuni italiani per risarcire altri italiani. Come diceva Gianluigi, questi soldi li deve pagare la finanza, e per farli pagare alla finanza, noi per esempio diciamo una cosa molto semplice: se Banca d'Italia, che oggi è partecipata dalle banche che deve controllare, stacca dividendi, allora noi da quei dividendi iniziamo per risarcire i risparmiatori truffati, ce li andiamo a prendere da quell'ente che doveva controllare e non ha controllato bene, che ha visto rinnovato il suo governatore che invece doveva andare a casa, e che ha dentro in pancia i grandi colossi bancari che hanno partecipato al mancato controllo col conflitto di interessi che è Banca d'Italia stessa. Possiamo farlo. L'unica questione è la volontà. Io voglio dedicare un ultimo minuto a questo argomento e poi concludo. Qui non è una questione di competenze. Per me essere competenti in politica significa conoscere quell'argomento di cui ti occupi, ma avere la sensibilità, quando ti occupi di quell'argomento, di preoccuparti di che fine facciano le persone, gli esseri umani, quando stai approvando una legge, stai scrivendo una riga di legge. Ricordiamoci che il decreto sulle banche, sulle quattro banche, tra cui Banca Etruria, è un decreto che sostanzialmente ha... cambio microfono, si stava scaricando. Ricordiamoci che quel decreto sulle quattro banche, tra cui Banca Etruria, fu votato in 25 minuti di Consiglio di Ministri una domenica sera. Questo accadde. Ci siamo resi conto di quello che era accaduto qualche settimana dopo, ma quel decreto fu votato in 25 minuti in Consiglio dei Ministri. Nessuno si preoccupò in quei 25 minuti di che fine facessero le migliaia di risparmiatori mentre stavano mettendo in liquidazione quella banca. Per me essere competenti non significa saper scrivere bene quel decreto, là sono tutti bravi. Essere competenti non significa dire dobbiamo metterle in liquidazione perché queste banche adesso non vanno bene. Essere competenti significa che quel Consiglio dei Ministri qualcuno lo doveva fermare, doveva dire: aspettate un attimo, abbiamo centinaia di migliaia di italiani che liquidano e a cui distruggiamo tutti i loro risparmi. Prima di fare il decreto, creiamo il fondo che possa aiutare quelle persone a riavere i soldi indietro, e poi ci muoviamo con la messa in liquidazione delle banche. Ed è inutile che ci dicano una cosa urgente, quelle banche erano in quelle condizioni da anni e lo sapevano tutti a Banca d'Italia e a Consob, e ci dicono poi no, quella sera abbiamo dovuto agire in emergenza. E se non lo sapevano, lo potevano sapere, perché uno degli amministratori era il padre di uno dei ministri che votò quel decreto, quindi lo potevano sapere ancora meglio quella sera che stavano votando il decreto. Per concludere, il tema non è di competenze, anche perché io di politici incompetenti non ne ho trovati in Parlamento. Anche Razzi, quando difende il suo vitalizio, è ipercompetente, sa tutte le regole per salvarlo, perché si è documentato. Qui il tema è la libertà.
è la possibilità di agire liberamente e fare la cosa giusta. In altri momenti del nostro paese le forze politiche libere di agire erano ridotte al 5, al 6, al 7%. Io sono onorato e fortunato nel rappresentare una forza politica che oggi è la prima forza politica del paese, ha oltre il 30% e non prende soldi in campagna elettorale dalle banche. Non è finanziato dalle banche, non è finanziato dalle lobby che gestiscono le banche e non prende neanche finanziamenti pubblici. Io sono arrivato a 300.000 euro di donazioni per la mia e nostra campagna, con donazioni in media di 20 euro di piccoli risparmiatori che hanno messo una parte dei loro soldi, piccola, perché credono in questo progetto. Finché questo metodo di finanziamento del nostro movimento continuerà, noi saremo liberi di poter fare la scelta giusta e saremo anche liberi di sbagliare, ma quando sbaglieremo vi chiederemo scusa e avremo sbagliato in buona fede. Saremo persone che avranno fatto i loro errori come tutti gli altri, ma sicuramente non lo avremo fatto perché eravamo in cattiva fede per difendere questo o quell'interesse. È arrivato il momento, credo, di cominciare a governare per la maggioranza degli italiani. Questo è un paese che con i vari salvabanche e con i vari soldi dati alle solite lobby ha fatto in modo che l'1% degli italiani oggi possegga il 25% della ricchezza nazionale. Quell'1% non sono i ricchi, non c'è niente di male ad essere ricco. Lì stiamo parlando di un'elite privilegiata che ha avuto leggi a favore ad personam, ad aziendam per anni, da destra e da sinistra. Oggi è il momento di cominciare a governare per l'altro 99% degli italiani, in cui ci siete voi e ce ne sono tanti. Io vi ringrazio, ringrazio Davide che organizza sempre questi appuntamenti che sono un'occasione di confronto ma anche di spiegazione di quello che facciamo. Do il benvenuto a bordo a Gianluigi e ringrazio il movimento dei risparmiatori e dei truffati dalle banche, tutti coloro che lavorano in questo mondo da anni per cercare di difendere i diritti di chi è stato truffato, li ringrazio perché è solo grazie a loro che è iniziato tutto questo. Noi abbiamo soltanto dato una mano. Grazie. Voglio chiudere questo incontro con un appello che mi ricordava l'avvocato Armani. Allora, in questo anno e mezzo che bene o male insomma, ci occupiamo di queste tematiche, devo ammettere che ho incontrato tantissime persone che mi hanno raccontato delle storie terribili, persone che hanno perso tutto, persone che sono state truffate con inganni degni del peggiore dei delinquenti. C'è un caso che oggi è spesso citato anche nella stampa, di una persona che ha perso l'intero capitale che aveva, ed era un capitale che gli arrivava da un'assicurazione, perché questa persona ha perso la possibilità di movimento, quindi ha subito un incidente sul lavoro, è stato risarcito con un'assicurazione che gli doveva permettere di vivere il resto della sua vita in maniera dignitosa, ha messo questi soldi in azioni di Veneto Banca e si è visto polverizzare completamente il risparmio. Questa persona è da giorni che sta manifestando davanti a Veneto Banca Montevideo. Esattamente. Quindi, sì, lo so, l'ho seguito, l'ho anche pubblicato sul mio Facebook. Quindi è tantissimo tempo che è lì e protesta. L'avvocato mi ricordava che domani alle 10.30 a Montebelluno in piazza ci sarà un aperitivo a sostegno di questo truffato. So che tanti di voi sono truffati, però questa è una delle tante storie che proprio fanno gelare il sangue, perché queste persone hanno truffato, sono andate a truffare anche i più deboli e quelli che erano più esposti. Quindi chi vuole partecipare lo ringrazio a titolo personale. Grazie a tutti.